bentrovati a tutti gli amici di Live Social, sempre qui sulle frequenze di Radio Roma Capitale, sempre qui per raccontarvi delle nuove storie, delle bellissime esperienze di vita grazie alle interviste che ci concedete. Oggi ci occuperemo di psicologia. Io sono molto contenta di fare questa chiacchierata con una professionista. Vado subito a presentare Chiara Giuliano, psicologa e psicoterapeuta in formazione. Benvenuta Chiara. Grazie, buongiorno. Allora, volevo innanzitutto chiederti da dove nasce la passione, i tuoi studi, insomma, come ti sei avvicinata a questo mondo? Diciamo che in quanto passione è qualcosa che nasce da dentro, diciamo, è una sorta di vocazione, diciamo. James Hillman direbbe che è una vocazione, quindi il motivo per cui noi nasciamo e siamo su questo mondo. Quindi più che la nascita della passione è stata l'accettazione della mia passione e quindi poi l'addentrarmi per gli studi, diciamo. È sfociata appunto nei tuoi studi in psicologia. Esattamente. Ci addentriamo appunto nell'argomento principale, insomma, qual è il tuo campo di interesse principale, ti chiedo? Allora, diciamo che come psicologa clinica ovviamente io sono interessata e mi occupo di sostegno, consulenza, prevenzione del benessere psicologico, ma anche riabilitazione, quindi in senso più ampio. Poi ovviamente diciamo che il sostegno individuale, quindi agli individui, ma anche alle coppie, ai gruppi familiari, questo poi arriverà quando in ambito psicoterapeutico io mi specializzerò su una psicologia che è analitica archetipica, quindi del profondo. Diciamo che il punto è poter trattare a differenti livelli di profondità quelle che sono le tematiche che gli individui mi portano, quindi più che dei settori, diciamo, io sono focalizzata sul sostegno all'individuo, quindi la tematica che mi porta il paziente è quella su cui poi io vado a sostenere e ad approfondire ogni paziente a sé. Diciamo che il sostegno è un vestito su misura, quindi molto calzante, ovviamente i pazienti portano quella che è la propria esperienza, quelli che sono le proprie, diciamo, limiti in quel momento della propria vita. Quali sono in questo periodo le problematiche che vengono più in rilievo, che hai potuto notare anche in base alla tua esperienza con i pazienti? In base a questo specifico momento storico, appunto il tema di cui poi vorrei parlare, che è appunto la solitudine in realtà, perché questa, diciamo, pausa forzata ha portato gli individui ad entrare in contatto molto più concreto e diretto con la propria realtà quotidiana, andandosi poi anche magari a scontrare con tutta una serie di aspetti che hanno evitato magari di vedere, hanno cercato di compensare, e quindi questo poi ha portato un ritiro all'interno che in alcuni si è manifestato con una forte, diciamo, solitudine. È ovvio che magari a volte tendiamo a mettere da parte alcuni nostri pensieri, alcune problematiche che poi invece ci si sono presentate in maniera forse un po' forte durante questo lockdown, chiusi poi in casa con la persona o le persone che ci circondano, e magari appunto anche questo poteva essere un problema di limitazione della libertà. Sì, diciamo che il punto centrale su cui poi vorrei, diciamo, parlare è appunto non soltanto della solitudine come sentimento, ma anche come risorsa e come punto di snodo, certo, per quella che poi può essere una libertà, e ancor più il rischio della felicità passa per la solitudine, perché la felicità per molte persone, tutti me compresa, su alcune tematiche in alcuni momenti della vita in realtà è un rischio. Chiaro, chiaro, quindi addentriamoci in questo argomento, insomma. Allora, diciamo che per uno spaccato generale la solitudine in primo luogo è un sentimento, non è un'emozione, quindi emozione e sentimenti sono molto diversi. L'emozione è innata, è uguale per tutti gli individui, ci sono dei cluster emozionali che sono quelli, chi ha visto Inside Out capirà di che cosa parlo, quindi sono delle emozioni nucleari: rabbia, tristezza, gioia, disgusto, eccetera, e sono immediate, intense e vengono percepite a livello psicofisiologico e hanno una forte intensità ma una durata generalmente breve. Il sentimento invece si origina dall'emozione
ed è correlato con la valutazione dell'evento e dell'emozione, ha una persistenza nel tempo, un sentimento, uno stato che perdura, e originandosi da un'emozione ma avendo anche, diciamo, una, a livello dietrologico, dei pensieri e quindi poi dei comportamenti e degli atteggiamenti, in realtà richiede un'attenzione più accurata. Ci sono moltissime sfumature all'interno, certo, di un sentimento. Per quanto riguarda la solitudine, ovviamente il sentimento da cui origina è la tristezza, e quindi la solitudine può essere nominata perché confusa con sentimenti alla tristezza correlati, come la malinconia, come l'abbandono, però proprio perché è un sentimento ed ha varie sfaccettature, in realtà la solitudine raccoglie poi i vari stati d'animo che sono correlati a questa emozione. Ciò che la rende, diciamo, un pochino più greve, un pochino più pesante, è appunto la sua persistenza, più che altro il pensiero, l'atteggiamento e il comportamento che l'individuo attua nel tentativo di, diciamo, alleviare questa solitudine. La solitudine, tra le altre cose, si suddivide, viene suddivisa, diciamo, per facilità di inquadramento, tra una solitudine emotiva e una solitudine sociale. La solitudine emotiva può essere di tipo romantico, quindi legato alla mancanza di un affetto, diremo noi, erotico affettivo, quindi di una relazione sentimentale, oppure familiare, quindi la percezione di una mancanza di affetti del nucleo familiare. Quella sociale è correlata invece con gli amici, proprio con la possibilità di avere una rete di supporto intorno a sé, quindi è correlata anche molto con il sociale, che è un aspetto che è emerso maggiormente in questo periodo. La cosa però fondamentale della solitudine è la percezione. In realtà, quando una persona, un individuo, si sente solo, cerca di compensare entrando in contatto con molte persone. In realtà la solitudine non è data dalla quantità di relazioni, ma di come noi ci sentiamo nella relazione, e quindi principalmente per come noi ci sentiamo visti e rispecchiati, è correlata con, chiaro, appunto il rispecchiamento. Il rispecchiamento era quello dove volevamo arrivare, insomma, quindi in che modo è correlato al rispecchiamento? Il rispecchiamento è, diciamo, una condizione delle relazioni umane a tutte le età e per tutte le tipologie di relazione, che è quindi la capacità di entrare in contatto con un altro essere umano, mantenere un contatto visivo e anche corporeo, e di rimandarglielo. Diciamo che il rispecchiamento è quello che nelle fasi della nostra infanzia avviene con i genitori e con gli insegnanti, per cui noi, una parte di noi, si vede nella misura in cui viene vista, si accetta nella misura in cui viene accettata, e si accoglie e si muove nel mondo nella misura in cui viene accolto e sostenuto a farlo. Quindi diciamo, è una mancanza di rispecchiamento. Ovviamente il punto cardine che diciamo, la terapia poi il sostegno cambiano negli individui è appunto lo spostamento dalla necessità di un contatto esterno e la ricerca di un contatto esterno al rendersi conto che la solitudine in realtà è una richiesta della propria psiche di entrare in un contatto interno e di manifestare, di mostrare sentimenti, parole, di portarle alla luce, che non sono ancora mai state pensate e quindi neanche nominate, quindi la negazione in qualche modo, certo, perché la solitudine, oltre a essere un sentimento che, diciamo, produce una sensazione di malessere e di disagio, è in realtà un sentimento ancestrale. La solitudine è la condizione con cui noi nasciamo. Quindi ovviamente se riuscissimo a manifestare meglio quello che abbiamo dentro, in qualche modo, se è questo il messaggio che in qualche modo vuole arrivare, riusciremo a sentirci meno soli, questo è il senso. Perché entreremo in contatto con parti di noi che in qualche modo non abbiamo avuto gli strumenti o non riusciamo a incanalare, certo, le risorse per poter esprimere, per una serie di esperienze, di vissuti personali, ma anche per una strutturazione di pensieri o di pregiudizi rispetto a determinate qualità o caratteristiche dell'individuo. Perfetto, quindi io veramente una chiacchierata molto interessante, staremo qui ore perché l'argomento è veramente anche molto attuale, visto e considerato quello che abbiamo passato, ma anche tutti i social che ci portano magari in qualche modo a sentirsi soli, tra virgolette, ma anche lì, insomma, c'è
cioè, quello è un aspetto compensatorio, esatto. È un discorso di, cioè, da una parte terapeutico, perché si ha la sensazione di poter dire qualsiasi cosa in qualsiasi momento. Il punto è che non è tanto dire o entrare in contatto con gli altri, ma è riuscire a scandagliare e a comprendere qual è la parte che ci stiamo negando. Questa, io vorrei rubare una, in prestito una frase a Alejandro Jodorowsky, che è un, insomma, uno scrittore, un cinematografo sudamericano, che dice che il camaleonte divenne molto molto triste quando si rese conto che per conoscere il proprio colore doveva sedersi sul vuoto. Il vuoto è una delle, delle sensazioni che costellano la solitudine, certo. Però in realtà quello che può fare un sostegno è appunto guidare al di sopra di questo vuoto, per rendersi conto che in realtà il vuoto si porta dentro un pieno creativo, cioè la solitudine è stato il sentimento dominante del Novecento, da cui è scaturita la migliore letteratura, relativa proprio appunto al sentirsi, alla comunione con il mondo. Ovviamente anche appunto un vuoto pieno che si riempie appunto del nostro essere pieno di colori e di sfaccettature. Esattamente questo. Questo, insomma, è il senso. Io volevo appunto dare i contatti della dottoressa Chiara Giuliano, che oggi ci ha raccontato, veramente ci ha estrapolato, insomma, un discorso molto delicato sulla solitudine, sulla libertà e sul rispecchiamento, insomma, nella società di oggi. Appunto Facebook psicologa trattino Chiara Giuliano e Instagram ugualmente psicologa _ Chiara Giuliano. Volevo ricordare anche l'indirizzo mail dot.dottoressa.chiaragiuliano@gmail.com. Io ringrazio molto la dottoressa per essere stata qui con noi oggi. Ringrazio lei.